Roma. Nella sede centrale dell'Accademia del Foro Mussolini, il segretario del partito inaugura la mostra dei saggi dei Ludi Juveniles dell'anno 19. Uno sguardo alla mostra che vuole essere una messa a punto di alcuni risultati raggiunti in queste gare nazionali, alle quali quest'anno hanno partecipato 561 giovani d'ambo i sessi. Qualche momento del programma di danze eseguite da alcune allieve della scuola di educazione fisica della GIL. Napoli. Una giovane coppia, in omaggio alle esigenze del momento, ha pensato di servirsi per il proprio corteo nuziale di una vettura tranviaria. I dirigenti dell'azienda hanno aderito alla richiesta degli sposi ed hanno anche provveduto a infiorare la vettura. E il tramvai nuziale ha condotto gli sposi, i congiunti, gli amici, prima in chiesa, poi al Vomero per il rituale pranzo di nozze, poi a Bagnoli, dove risiedono i parenti della sposa, infine alla stazione ferroviaria. Stoccolma. Questo concorso di bellezza infantile non è uno dei soliti concorsi organizzati per solleticare la vanità delle mamme, ma è servito a dimostrare come anche in un clima eccezionalmente rigido come lo svedese si possono allevare bimbi sani e robusti con esclusiva alimentazione vegetale. Questi bambini così floridi e vispi non hanno mai mangiato carne. La Manciuria abbonda di canneti che crescono dovunque rigogliosi ed oggi forniscono un'eccellente materia prima per la fabbricazione di cellulosa. All'estuario del fiume Liao, le canne raccolte sono trasportate per via fluviale alle fabbriche di polpa di cellulosa. Le canne, tagliate e spezzettate, subiscono un primo trattamento chimico e poi sono seccate. Il prodotto subisce altri ulteriori trattamenti prima di fornire un'eccellente materia prima per la fabbricazione della seta artificiale. Documento retrospettivo dell'audace impresa dei paracadutisti germanici durante la guerra in Grecia per l'occupazione del canale di Corinto. I paracadutisti si lanciano sul territorio del canale. Al canale. Il ponte che scavalca il canale e su cui passa una vitale linea di comunicazione è conquistato dai paracadutisti. Prigionieri. Si conquista il terreno passo passo. Thank you.
una interessante cartella appartenente allo Stato Maggiore britannico con tutti i piani del comando nemico. All'aeroporto del Littorio, il capo di Stato Maggiore della Milizia consegna le aquile e i libretti di volo agli allievi ufficiali piloti del primo corso della Milizia Universitaria. Così, i giovani dei nostri Atenei riaffermano ancora una volta le loro tradizioni di ardimento e di volontarismo.